È sempre un piacere tornare a Borgata Costiera. Un Natale per tutti, anche qui, anche in periferia. Io dico grazie, grazie a tutto il mondo del volontariato che ci sostiene. E parlo dell'Associazione Abbiamento Uniti, dell'Unione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Quarara e tutti gli altri volontari che si spendono come Mirella Foggia, Alessandra Lamia, Alessandra Iallo, Gaetano La Barbera, che più ne ha più ne metta. Tutte persone che hanno un cuore grande come ha la città di Mazara del Vallo, tutte le attività di Mazara del Vallo, che ogni anno sposano questo importante progetto, regalare dei doni a dei bambini che spesso non sono inseriti nella società, a dei ragazzi diversamente abili, nell'ottica dell'inclusione sociale. Ecco, questa è la meravigliosa città di Mazara del Vallo, la cultura del donare, che non hanno tutti, che sia chiaro. Io dico semplicemente che per noi è un vanto di orgoglio, perché portare avanti questa iniziativa per 12 anni non è semplice. Ci sono state associazioni che nel corso degli anni, in questi 6, 7, 8 anni, si sono affiancate a questo importante progetto, e non siamo da soli. La presenza delle persone è perché vedere questi bambini gioire è il grande risultato che noi volevamo. Sorridere, gioire, questo è Natale, un Natale per tutti, per grandi e piccini. Quando parliamo di Natale, quale migliore Natale di questo? Io vi ringrazio voi di TeleBS che date ogni anno l'opportunità di documentare quanto di buono fatto di questa grande comunità. Io dico grazie, grazie a tutto il mondo del volontariato che ci sostiene, e parlo dell'Associazione Abbiamento Uniti, dell'Unione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Quarara e tutti gli altri volontari che si spendono come Mirella Foggia, Alessandra Lamia, Alessandra Iallo, Gaetano La Barbera, a chi più ne ha più ne metta. Tutte persone che hanno un cuore grande come ha la città di Mazara del Vallo, tutte le attività di Mazara del Vallo, che ogni anno sposano questo importante progetto, regalare dei doni a dei bambini che spesso non sono inseriti nella società, a dei ragazzi diversamente abili, nell'ottica dell'inclusione sociale. Ecco, questa è la meravigliosa città di Mazara del Vallo, la cultura del donare, che non hanno tutti, che sia chiaro. Io dico semplicemente che per noi è un vanto di orgoglio, perché portare avanti questa iniziativa per 12 anni non è semplice. Ci sono state associazioni che nel corso degli anni, in questi 6, 7, 8 anni, si sono affiancate a questo importante progetto, e non siamo da soli. La presenza delle persone è perché vedere questi bambini gioire è il grande risultato che noi volevamo. Sorridere, gioire, questo è Natale, un Natale per tutti, per grandi e piccini. Quando parliamo di Natale, quale migliore Natale di questo? Ringrazio la Cona di Giagonia, la Todis, la Toy Center, che ci hanno dato regali e ci hanno permesso di deliziare il palato di tutti i presenti. Ringrazio tutte quelle persone che sono prodigate, ringrazio anche Pietro Marino per aver dato l'opportunità di donare diversi panettoni a questa importante comunità, ma in tutte quelle persone che sono state presenti oggi, sia per quanto riguarda l'impianto sportivo dove c'è la scuola calcio del Mazara 2000, e devo ringraziare Vincenzo Musumeci, Vital Bertuglia e tutto il suo staff che hanno aperto le porte, perché lo sport non è solo, dico io, attività sportiva, atletica, ma è anche inclusione. E oggi abbiamo unito lo sport e soprattutto abbiamo unito nell'ottica anche della solidarietà. Ringrazio anche l'OVS che ci ha donato degli abiti per bambini. Vedete, potrei stare qui ore e ore a ringraziare, ma una cosa la voglio dire: grazie, 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 grazie Mazara, buon Natale a tutti. Buongiorno a tutti, ci ritroviamo anche quest'anno per il sesto anno consecutivo a un Natale per tutti. Ci ritroviamo in questa bellissima borgata, ogni anno un Natale per tutti viene sempre arricchito, anche quest'anno, anche col Covid l'abbiamo voluto sfidare e abbiamo voluto portare proprio quest'anno un poco di magia natalizia. Ringrazio Francesco Foggia che ci coinvolge ogni anno, che con grande impegno ogni anno riesce sempre a far diventare questa festa un poco più magica. Ringrazio tutti gli sponsor, ringrazio tutte le attività commerciali che ci hanno permesso di regalare sorrisi ai bambini, e buon Natale a tutti.